creare un olio Evo perfetto, curando meticolosamente ogni fase della produzione, dalla selezione delle olive alle tecniche di estrazione, alla scelta del packaging. Con questa idea Pietro Re ha ridisegnato l'identità della storica società agricola delle Monache a Vetralla, lanciando nel 2012 il brand olio biologico extravergine Tamia. Era un'azienda che aveva anche una storia dei primi del Novecento molto radicata nell'olivicoltura. Abbiamo dei premi del 1931, del 1937, già per l'olio. Poi si era interrotta per molti anni e intorno al 2012 c'è stata la voglia di rilanciare l'azienda agricola, però con un approccio moderno, con un approccio diciamo focalizzato alla creazione di un prodotto di qualità la massima possibile, un prodotto chiaramente italiano, un prodotto ben identificato in un territorio e con un packaging che sia adeguato a quello che si va a vendere, per poi proporlo nei mercati sia nazionali che internazionali. Così sono nati un blend e due monovarietali per esaltare, regolando scientemente aromi, note e piccantezza, le caratteristiche del caninese e del maurino. Ogni varietà ha il suo momento di maturazione, che è diverso da un altro, ha il suo modo di essere lavorato in frantoio per ottenere un certo prodotto, che vuole essere macinato a delle velocità, altre tagliato in un modo, in un altro, i tempi. Sono tanti i parametri che si possono modificare. Ogni varietà va lavorata in un modo, quindi se si vuole avere un olio perfetto va lavorata ogni varietà singolarmente, nel modo in cui apprezza di essere lavorata. E il nostro valore aggiunto è di avere già nel momento dell'estrazione un team di assaggiatori che mentre l'olio si produce ci dicono se abbiamo raggiunto lo standard nostro oppure no, e così ci si permette di non sbagliare nessuna lavorazione. La selezione sul frutto è basilare, perché il frutto alla base, se non è perfetto, noi non lo lavoriamo. I clienti ritrovano qui i sapori di quando erano bambini. È questa la soddisfazione di Palma, oggi con la madre Anna e la sorella Marzia, alla guida del salumificio Erzinio di Guarcino, che dal 1950 produce prosciutti e salumi tipici della ciociaria. È un'azienda familiare che nasce con mio nonno, quindi siamo negli anni 50 e siamo a Guarcino, quindi in piena ciociaria nord, diciamo così. Lui aveva inizialmente una bottega, quindi una bottega di alimentari, dove iniziò a stagionare le cosce di salumi che gli portavano, diciamo, i contadini limitrofi. E poi prese l'iniziativa appunto di aprire uno stabilimento in un punto preciso del paese, perché lui prima era su nel centro storico, e successivamente decise di aprire lo stabilimento, quindi la produzione vera e propria, proprio in questo punto, dove confluiscono delle correnti d'aria molto interessanti per la stagionatura dei salumi. Quindi è un'azienda che comunque rimane familiare, siamo alla terza generazione ormai e vogliamo un pochettino appunto mantenere queste caratteristiche di tradizionalità. Oggi il salumificio è anche un punto di ristoro dove sedersi e consumare le pietanze tipiche del territorio. Abbiamo cercato di avvicinare il consumatore anche in senso, diciamo, culinario, quindi facendo in modo che il consumatore che venisse qui, oltre a acquistare prodotti per portarli a casa, quindi fare la classica spesa, potesse anche fermarsi, mangiare qui con noi e sentirsi anche in un ambiente sempre familiare. Un'azienda con due secoli di storia nel cuore della DOP Frascati alle porte di Roma, che da 8 anni produce vini biologici, cioè da quando l'erede Luigi De Sanctis ha creato nella tenuta una filiera corta dove l'uva viene prodotta e trasformata in vino. L'azienda in realtà nasce molto molto tempo fa, in quanto noi abbiamo testimonianza di essere viticoltori, almeno vignaioli, dal 1816, testimonianze accertate da documenti, diciamo, notarili. In realtà c'è un inciampo durante la nostra storia che avviene per via dell'esproprio dell'Università di Tor Vergata, la seconda università di Roma, che avviene a fine degli anni 70, 77, 78. La mia famiglia subisce quindi un duro colpo dall'esproprio di tutta la sua proprietà, una delle più grandi, diciamo, di questo territorio del Frascati, e da lì caparbiamente, con tenacia, ma anche direi con, posso dire, anche un po' di testardaggine, di vocazione, io ho cercato di ricostituire un'azienda credibile con una superficie adeguata
e ricostruire proprio una cantina di vinificazione. Da allora vini biologici e tutela del territorio sono corpo e anima dell'azienda immersa nell'area vulcanica dell'antico lago di Regillo, dove oggi col figlio Francesco, Luigi De Sanctis, produce 4 bianchi tipici e un rosso. Noi facciamo in totale facciamo 3 vini bianchi, il Labelos, il 496 e l'Amacos, che sono questi i tre vini bianchi, e gli uno che è l'unico vino rosso. Poi facciamo un vino cannellino da appassimento delle uve e Botrytis cinerea e Muffa nobile. È un vino molto difficile, molto raro, soprattutto se fatto in maniera assolutamente naturale, consentitemi il termine, e cioè senza artifici, cioè fatto in campagna solo negli anni in cui questa ce lo consente. La Regione Lazio vuole un ruolo da protagonista alla Fiera Internazionale dell'Ortofrutta MacFruit 2020 a Rimini dal 5 al 7 maggio, con uno spazio che sarà vetrina istituzionale della filiera laziale e che sul modello Vinitaly coinvolgerà i produttori e ospiterà incontri e degustazioni per valorizzare la cultura del cibo del territorio. Lo hanno annunciato il presidente Arzi all'Antonio Rosati e l'assessore all'agricoltura Enrica Onorati durante un incontro dedicato alle strategie per la valorizzazione del settore ortofrutticolo a Palazzo Caetani Colonna di Fondi, presentando l'idea agli stakeholder della regione. Oggi nel mondo della telematica, di internet, le fiere, i mercati rappresentano ancora un luogo importantissimo per il mondo della produzione, perché i produttori, i distributori e gli acquirenti hanno bisogno intorno al cibo di incontrarsi, di vedersi e soprattutto di vedere il prodotto. Quindi in questo senso noi torniamo, oggi abbiamo presentato qui a una realtà importantissima a Fondi, dove l'ortofrutta è una cosa di grande rilievo. Si pensi che la metà dell'ortofrutta che il Lazio produce, che è la terza regione italiana per ortofrutta, viene prodotta nella provincia di Latina. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.